Benvenuti a 800 Oscuro. Torniamo a Roma, in questa puntata che sarà decisamente breve, ma un po' sui generis. Oggi vi racconterò una storia di cui sappiamo allo stesso tempo moltissimo e pochissimo. La fonte più celebre a cui ho attinto è quella sicuramente più romanzata. Si tratta del cosiddetto diario di Mastro Titta o Memorie di un carnefice scritte da lui stesso, che è in realtà una narrazione di pura invenzione basata sui contenuti dell'agenda delle uccisioni che teneva il celebre boia che tagliò teste, spaccò crani e squartò corpi di oltre 500 persone tra fine 700 e fine 800, ovvero il celeberrimo Giovanni Battista Bugatti, detto appunto Mastro Titta. E il caso di questo episodio è l'esecuzione numero 311 di 516, ovvero la decapitazione di Geltrude Pellegrini, avvenuta il 9 gennaio 1838 in via dei Cerchi a Roma. Uno strano velo di malinconia avvolge questa macabra storia e ho pensato che in fondo, per quanto sempre di omicidi si stia parlando, il tenore del mio racconto dovesse preservare questa vena romantica, per quanto meno calcata rispetto alle fonti di cui sopra. Si diceva appunto che siamo ai primi di gennaio. La folla, in quella fredda giornata d'inverno, arriva da tutte le strade e si va assiepando attorno al patibolo. È stipata nelle vie, sta alle finestre, con tanto di binocoli per vedere da vicino non uno dei soliti brutti musi, ma una ragazza affascinante, educata e dall'aspetto contrito. È un'assassina per amore. Geltrude arriva al patibolo assistita dai confratelli dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, che per il suo funerale hanno raccolto una copiosa somma in donazioni. Scende dalla carrozza, sale con passo deciso i gradini per avvicinarsi al celebre boia, bacia il crocifisso e si prepara alla morte. La folla è muta. Perfino Mastro Titta, sebbene nulla traspaia dai suoi appunti nell'agenda criminorum, secondo i testimoni dell'epoca, rimane anche lui colpito dalla grazia di quella dipartita. Facciamo un passo indietro, spostandoci fuori città, 32 anni prima. Siamo a Monte Guidone nel 1806, un piccolo centro di campagna che alcuni riconducono a un comune del Reatino, altri all'attuale Guidonia. È qui che nasce la nostra protagonista, una bimba sveglia e piena di interessi, che crescendo inizia ad attirare l'attenzione di giovani e meno giovani dei dintorni, grazie a un aspetto splendido, florido, quasi statuario, e al suo arcinoto disinteresse verso qualsiasi tentativo di conquista. Geltrude è intelligente, scrive, ricama, fa di conto. La madre è orgogliosa di lei, ma un po' preoccupata, come anche il padre, cui lei è affezionatissima. Invece di cercare marito, la figlia passa il tempo a leggere in solitudine, a qualsiasi ora del giorno e della sera. D'estate, la giovane trascorre ore sui prati in compagnia di un libro, persa nel mondo fantastico che si immagina leggendo, finché un giorno realtà e finzione sembrano magicamente toccarsi. È un tardo pomeriggio di agosto e Geltrude, distesa su un prato al limitare di una macchia, si trova davanti un bel giovane di Roma, alto e biondo, occhi chiari, col fucile in spalla. Enrico è venuto a caccia nella zona e si è perso tra i boschi. Geltrude, su sua esplicita richiesta, gli indica la strada del ritorno e passano qualche momento a parlare. Qualcosa di nuovo scatta in lei. Per tutta la notte non chiude occhio, non fa che pensare a quel ragazzo. Il giorno seguente se lo ritrova davanti nello stesso punto in cui lo aveva incontrato,
si era informato in paese, era riuscito a ritrovarla. E in un attimo scatta la passione tra i due, che iniziano una relazione al riparo delle campagne, tra alberi e prati, dandosi ogni volta appuntamento per un tempo sempre più ravvicinato, per momenti sempre più lunghi. Geltrude è innamorata pazza. Un bel giorno però Enrico le confessa qualcosa che la ragazza non avrebbe mai voluto sentire. È già sposato. Geltrude fugge, troncando la relazione immediatamente. E 3 mesi dopo, in modo del tutto inatteso soprattutto per sua madre, decide di sposarsi, trovando sensato buttarsi in una sorta di matrimonio riparatore. Il prescelto è un tal Francesco Stefanotti, detto Toto, un ricco bottegaio sulla quarantina, originario di Roma. Geltrude va subito a vivere con lui in città e inizia a lavorare nel suo negozio, cominciando una vita fatta di molte routine e poche emozioni. Finché una mattina, davanti alla bottega, passa un corteo funebre. Lei si affaccia curiosa e sente parlare di una donna morta di parto. Ma non è una donna qualunque, è la moglie di Enrico. Geltrude ha un mancamento, le prefiche le danno sostegno. Qualcuno rivela la scena a Enrico e guarda caso lui, una settimana dopo, si fa vivo in bottega, passandole di nascosto un biglietto con un invito ben preciso e molto conciso. Domenica alle 10 a San Pietro. Geltrude ovviamente ci va. La passione è ancora viva e immutata. E così riprendono gli appuntamenti clandestini, anche se stavolta è lei ad essere la maritata. Passa qualche tempo e Geltrude, mentre si dedica a Enrico, pare rinvigorisca anche la relazione col marito. Toto, infatti, aveva confidato agli amici che sua moglie era diventata più sensuale che mai e sembrava volesse sempre fare l'amore. Il bottegaio stava in qualche modo vivendo una seconda giovinezza e aveva deciso all'improvviso di cedere il proprio negozio, con l'intento di ritirarsi dagli affari, potendo permetterselo grazie alla sua abbienza, e dedicarsi tutto il tempo a Geltrude e a lei soltanto. Forse giustificava quell'improvviso trasporto erotico con una vanità tipica degli uomini di mezza età, attribuendolo alle sue grandiose doti amatorie. Mai decisione fu più infausta. Geltrude, infatti, si era subito preoccupata. Il pensiero che senza gli impegni degli affari e del negozio si sarebbe trovata in balia di quell'uomo H24, ritrovandoselo sempre tra i piedi e quindi di fatto impedendole di incontrarsi con Enrico, l'atterriva. Fu così che una notte decise di sbarazzarsi di lui. Attese che lui andasse a coricarsi e verificò che si fosse addormentato. Prese dalla cucina un lungo coltello e colpì Toto più volte, fino a ucciderlo. Poi si vestì, raccolse le sue cose, i gioielli, il denaro, mise tutto in 2 valigie e corse a casa dell'amante alle prime luci dell'alba. Si sentiva spossata, ma in qualche modo leggera. Enrico però la accoglie in modo freddo. Pensa che lei sia fuggita di casa per piazzarsi da lui ed è terrorizzato dal peso di una nuova responsabilità. E poi Geltrude gli racconta cos'è successo davvero e l'uomo inorridisce respingendola. Tutto intorno a lei inizia a girare vorticosamente, si sente nuovamente mancare. È arrivata a uccidere per stare con lui e adesso viene rifiutata. La vita per lei non ha più senso. Se ne va, prende una carrozza e si fa portare da Monsignor Fiscale. Al magistrato confessa tutto il delitto, nei particolari, ma tace il nome dell'amante. È curioso perché non lo tradirà mai, nonostante il dolore e la delusione. Su questo sarà irremovibile anche durante il processo. E così Geltrude, la bella Geltrude, 24enne delusa dall'amore, viene condotta nelle segrete delle carceri nuove, con l'accusa di parricidio, che è la definizione allora usata per qualsiasi uccisione di un parente. Poi, nel dicembre di 2 anni dopo, ascolterà la prima sentenza, pena capitale. Verrà fatto un ricorso al Tribunale della Sacra Consulta
che si concluderà altri 4 anni dopo, il 31 dicembre del 1836, con la definitiva condanna a morte di esemplarità, che in genere prevede una fucilazione alle spalle. Per Gertrude, però, il destino è differente. Ad attenderla c'è la ghigliottina, con Mastro Titta pronto a sferrare il colpo.